Trasporto eccezionale oggi dalle colline di Aramengo alla Reggia di Venaria per la Peotta Reale di Carlo Emanuele III. L'imbarcazione del Settecento, ultimo bucintoro rimasto al mondo, sarà restaurato per poi aggiungersi ai tesori della Reggia. Nel 1730 la Peotta, costruita nei cantieri di Venezia, approdò al Valentino dopo un anno di navigazione sul Po. Per portarla a Venaria dal laboratorio Nicola Restauri si è lavorato per 4 giorni. Oggi il momento più spettacolare, con l'imbarcazione sollevata da una gru e caricata su un telaio metallico progettato appositamente per il trasporto. La barca era stata preparata e imballata per evitare danni. Un'operazione delicata resa possibile dalla consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino, presieduta da Lodovico Passarelli Andrè. Dopo 11 anni di letargo, ora la Peotta sarà finalmente restaurata dal Consorzio di Venaria per ritrovare l'antico splendore, un lavoro che durerà un anno, poi sarà esposta alla Reggia. Lunga 16 metri, larga 3, alta 4 per 5 tonnellate di peso, il bucintoro fu realizzato secondo i disegni dello Juvara, a decorazioni pittoriche e splendide sculture. La barca è in buone condizioni, ha bisogno ovviamente di essere restaurata perché è molto sporca, ci sono vecchi interventi di restauro che probabilmente andranno rimossi per scoprire la doratura e la cromia originale, e sicuramente darà un ottimo risultato.